Arriviamo veramente a quello che qualcuno sta dicendo, che l'Italia non è più un paese per infermieri, perché poi abbiamo questo paradosso, abbiamo almeno 30.000 infermieri nostri italiani formati in Italia che lavorano all'estero, molto ricercati per l'elevata qualità formativa, e quindi noi italiani regaliamo questi professionisti dopo che li abbiamo formati ad altri paesi e poi andiamo alla ricerca di altri professionisti da altri paesi. È la presidente nazionale della FNOPI Barbara Mangiacavalli ad entrare nel cuore di uno dei problemi più importanti della nostra sanità pubblica, uscito durante la 4 giorni del Forum Risk Management ad Arezzo. Gli infermieri mancano, non da adesso. Mancano da almeno 20 anni, a momenti periodici viene registrata una carenza importante di infermieri, e questa carenza affonda le radici veramente molti anni fa, in errori di programmazione, in errori anche di costruzione dei percorsi di carriera che non esistono, in errori legati alla definizione di modelli organizzativi, modelli assistenziali, ma anche modalità regolatorie che da quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale non si sono mai modificate, quindi parliamo di 45 anni fa. Nel frattempo però in questi 20 anni gli infermieri si sono qualificati, ormai abbiamo una generazione intera di infermieri formati in università che però stanno lavorando con le regole di 45 anni fa. Quindi questo da un lato ha comportato il fatto che l'attrattività si sia un pochino ridotta, anche se in realtà molti giovani oggi scelgono ancora la professione infermieristica, ma noi abbiamo la responsabilità di fare in modo che questi giovani poi restino affezionati alla professione infermieristica e si qualificano sempre di più, come lavorando sulle prospettive di carriera, sulla possibilità di agire a competenze specialistiche, sulla possibilità di essere inseriti in modelli che devono essere rivisti. E all'orizzonte un nuovo impegno, quello della prescrizione infermieristica. Noi stiamo provando a costruire un percorso di una possibile prescrizione infermieristica per quei presidi e quegli ausili che riguardano l'assistenza infermieristica, quindi che sono valutati dall'infermiere all'interno del processo di assistenza infermieristica che l'infermiere pianifica per la persona assistita. E quindi in questo senso non stiamo parlando di farmaci, stiamo parlando di tutto quello che attiene alla presa in carico assistenziale del paziente, e deve essere però costruito parallelamente con un percorso appunto di rafforzamento delle competenze specialistiche e di abilitazione specialistica magistrale per questi colleghi prescrittori, tra virgolette.